un sentimento dove, come dire, di amore, di amore tradito, l'amore per la giustizia. Ma può essere giustizia quella che dice che un morto in una data è diverso dal morto in un'altra data? Guarda, a me in questo periodo mi è tanto piaciuto rileggerlo anche il nostro caro Totò, quando dice che la morte è una livella. Insomma, siamo tutti quanti uguali davanti alla morte e io dico davanti ai disastri. Il carattere esemplare di quella sentenza c'è uno spicchio di ingiustizia, lasciatemi usare il termine, uno spicchio di iniquità che la sentenza contiene e che bisogna recuperare. Io ho detto ai compagni e agli amici di Casale che quella battaglia, ancorché stabilisce per Casale e Cavagnuolo il risarcimento, ma la condanna appartiene a tutti e quattro gli stabilimenti, a tutti i lavoratori che hanno perso la vita, a tutti i figli, i nipoti che oggi ne piangono la morte. Mio padre ha la malattia, l'ha contratta 20 anni dopo dall'esposizione. Ha avuto un mesotelioma peritoneale e ancora oggi ho il rammarico di non poter dire, magari alla sua memoria, alla sua tomba: beh, guarda, Gigi, avevi torto, giustizia è fatta. Io non me la sento ancora. Cosa che mi viene in mente, insomma, guardando quanto è vicino il quartiere all'area in bonifica, penso non a quello che è successo in questi anni e quello che è stato materia del processo Eternit, ma a quello che sta succedendo ancora oggi. Dov'è? Dove è andata a finire tutta questa polvere se non c'è più? Fra quanto tempo ci succederà, se ci succederà qualcosa? Un disastro. Un disastro e secondo me non archiviato. Sotto questi alberi ci sono i sacchi bianchi con la A vicino. Perché sono ancora lì? Perché non sono stati portati via? E soprattutto dove sono stati portati? Il primo palazzo è girato quest'angolo. Girato quest'angolo troveremo il primo palazzo di Cavalagè dove ci abbiamo persone in carne e ossa. Qui. Ci sono persone in carne e ossa che sono di questo quartiere. Eccoli qua. Giriamo l'angolo, ci sono interi palazzi. Ecco perché noi, come dire, non ci fermeremo al processo Eternit. Non ci crediamo, questo reato non è prescritto, questo reato non è finito in questo territorio.